Questa sera in via Mendola partiamo con la prima fiaccolata di Riprendiamoci Bologna in collaborazione con Insieme Bologna, fiaccolata che nasce dalla richiesta di alcuni cittadini che hanno creato un comitato appunto contro il degrado, che subisce quotidianamente violenze verbali di spaccio di escrementi lasciati davanti ai portoni dei condomini. Qualche mese fa siamo stati contattati con la mia pagina Facebook Riprendiamoci Bologna per organizzare qualcosa, me lo hanno scritto anche molti utenti della pagina Facebook, che era ora di scendere per la strada e manifestare il dissenso a questa amministrazione comunale che secondo me e secondo molti cittadini italiani, bolognesi, è troppo assente rispetto a violenze e degrado che sta succedendo a Bologna. Sempre pronti a multare, divieti di sosta o preferenziale, ma sempre assenti quando si tratta di intervenire rapidamente su violazioni di ordinanze, vedi quella sulle chiusure dei negozi, piuttosto che su situazioni appunto di degrado proprio a livello di persone che lasciano i loro bisogni sui portoni di queste strade. Come ci possiamo difendere di fronte delle persone che hanno la faccia tosta di venire addirittura a partecipare a una fiaccolata contro il degrado quando sono loro a crearlo, spacciando e facendo di tutto sotto le nostre case?
Questa è la situazione che abbiamo vissuto anche stasera. Grazie. Bravo! 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 Manes! 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 E domani metteremo su Facebook dove in questi giardini tutte le ore del giorno viene lo spazio, compreso l'interno del giardino della Montagnola. Abbiamo filmati dove si vede benissimo la gente che passa le dosi, tutto quello che succede all'interno del Nato qua, è morto qua, dove?